Fin dai primi minuti di gioco di Torino-Cagliari si era intuito che i Granata avrebbero pagato la tendenza corale dei difensori a sbilanciarsi tatticamente, con il rischio di commettere errori di precipitazione in fase di disimpegno. Proprio come era accaduto in casa contro Avellino e Molenbeek, i Granata segnavano in apertura al decimo con Graziani e si imponevano una pericolosa condotta compassata. E così i sardi, presidiando la metà campo avversaria e facendo leva su una crescente spregiudicatezza, si approssimavano all'area avversaria, come in questo caso con Piras, favoriti da una delle indecisioni di Van de Corput esordiente in campionato. A centrocampo Pecci, scarsamente assistito da Sclosa, subiva la regia dinamica di Marchetti e Graziani doveva ingegnarsi per insidiare Corti e per rendere incisiva una manovra spesso laboriosa e volentieri imprecisa. In avvio di ripresa, quasi un segno premonitore. Volpati, con la sua conclusione parata da Corti, illustrava il nuovo piglio autoritario della squadra, ma anche l'intenzione dei Granata di non sopravvalutare il contropiede sardo. E invece, proprio su contropiede, pur senza ricorrere ad un Selvaggi soffocato dalla guardia di Salvadori, il Cagliari pareggiava con Piras, che condannava la leggerezza degli avversari. Virdis subentrava a Gattelli ed era proprio l'ex bianconero al 19° a realizzare il gol della vittoria, sul campo che per 3 stagioni gli aveva riservato sistematicamente delusioni e invettive. La reazione dei Granata era frenata dallo scoraggiamento che improvvisamente contagiava la squadra. D'Amico commetteva meno svarioni dei compagni, ma Mariani continuava a latitare in fase conclusiva, sicché era ancora Graziani ad esaltare Corti. Il 2-1 finale sanciva il ritorno ai livelli della scorsa stagione da parte del Cagliari e il ritorno agli antichi difetti da parte del Torino, abile nell'aggredire la partita ma ingenuo nell'amministrarla.